Un attento dossier di dati tecnici è stato presentato dal Comitato Cittadino Salviamo il Green per mettere in discussione uno per uno i vantaggi illustrati dall'amministrazione comunale di Tolentino derivanti dalla costruzione del nuovo asilo e dall'abbattimento di quello attuale. Secondo i numeri del Comitato non ci sarebbero vantaggi per la collettività e per i bambini, ma solo del privato. Noi dopo la presentazione del 29 dicembre abbiamo chiesto tutta la documentazione riguardante il progetto e l'abbiamo messa nelle mani di un tecnico, perché non essendo noi capaci di interpretare quello che c'era scritto. Questo tecnico ci ha lavorato in questi mesi e ha tirato fuori una relazione dove ha smontato pezzo per pezzo tutte le tesi tanto conclamate da parte dell'amministrazione, partendo da una svendita dell'area a un non risparmio energetico della nuova struttura, ad un non bisogno di una nuova struttura, nel senso che abbiamo ampiamente dimostrato che non c'è bisogno perché c'è calo delle crescite e quindi già gli asili che abbiamo adesso hanno un esubero, nel senso hanno più posti e meno bambini iscritti. Quindi una relazione accurata fatta da una persona competente con tutte le documentazioni attestate, nel senso che certificati del catasto, dell'agenzia delle entrate, gli stessi documenti dati dal comune. Quindi vantaggi che voi non vedete sia su un piano quantitativo, economico, di verde, oltre ecco ai numeri che lei ha fatto? Sì, e penso che con questa relazione siamo riusciti a dimostrare che quello che fino ad oggi ci era stato attribuito come un nostro pensiero, la non utilità di questa costruzione, ora l'abbiamo certificato anche sulla carta con dati tecnici e con documentazione.